Dal Vangelo secondo Luca. Allora Marta si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato ci mette dinanzi due figure, la figura di Marta e la figura di Maria. E a ciascuna delle due figure corrisponde un atteggiamento. Alla figura di Marta, l'atteggiamento certamente della preparazione, certamente dell'accoglienza, certamente della concretezza della vita quotidiana, ma anche, come dice il Signore Gesù, dell'affanno e dell'agitazione. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. L'altra figura è la figura di Maria, cioè la figura di colei che si siede ai piedi del Maestro, ne ascolta gli insegnamenti e ne accoglie la parola. Allora, dinanzi a questo duplice atteggiamento, possiamo chiederci anche noi: cos'è che ci affanna? Cos'è che ci agita? Quali sono in particolare le questioni della vita quotidiana che ci agitano, che ci affannano, che ci tengono lontani dalla parola di Dio, che ci tengono lontani dalla relazione con Lui? E al contrario, chiederci anche cos'è di cui abbiamo bisogno. Il Signore dice: Maria ha scelto la parte migliore, ha scelto quella parte di cui sola c'è bisogno, ha scelto ciò di cui c'è bisogno. Allora cos'è ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita? È certamente ciò che non ci affanna, è certamente ciò che non ci agita, è quello che ci dà pace. È, detto in una parola sola, è la preghiera, è la relazione con il Signore. Tra gli affanni della nostra vita, tra le agitazioni della quotidianità, troviamo un momento, anche un solo momento, per rivolgere il nostro pensiero al Signore, per porci con il nostro cuore ai Suoi piedi e ascoltare la Sua parola, anche con un semplice segno di croce, anche con la semplicità dell'alzare gli occhi verso il cielo e rivolgerci a Lui nella preghiera. Allora anche noi avremo scelto la parte migliore che non ci sarà tolta.